rispetto all'indice, allora a quel punto potrebbe essere interessante passare il cluster. Il reindex invece opera in maniera... Funzione di cluster, quindi creando una nuova tabella evita anche di fare un vacuum più perché... No, il vacuum non ha senso fare. Perché il cluster non fa altro che riorganizzare la tabella, cioè riordina la tabella. Il vacuum pool invece l'ha ricompatta. È diverso il lavoro. Cioè, il vacuum pool non fa altro che rilocare i blocchi ma la lascia disorganizzata. Cluster invece la riorganizza secondo l'indice che si va a specificare nel comando cluster. Però visto che non passo sul disco dopo il cluster Quello sì, conviene fare prima il vacuum pool, in modo che ricompatta i blocchi, e poi si fa il cluster in modo tale che lui lavori su meno blocchi che non con la tabella bella slargata. Il reindex invece è un'operazione che va letteralmente a spianare l'indice, ricostruirlo da capo, leggendosi i dati dalla tabella. Perché ciò è necessario? Perché, ora è migliorato, ma nella 7.4 c'era un difetto di funzionamento dove praticamente pagine indice, i page index, che non avevano più righe valide, quindi erano diventate letteralmente spazio libero, non venivano recuperate dal gestore del vacuum, cioè il vacuum non era in grado di rilocare le pagine dati, le pagine indice vuote. Quindi si andava a produrre un indice bloated. Praticamente pieno di buchi, viene una specie di brughiera con pagine sparpagliate che dovevano essere percorse in maniera artificiosa e quindi andavano a peggiorare le prestazioni. Lui sa che c'è un indice buono, in realtà non c'è, e dopo buonanotte. Con la 8 hanno migliorato abbastanza la situazione, basta che la pagina sia completamente vuota, però il problema è che se le pagine non sono completamente vuote, il vacuum comunque non è in grado di rilocarle. Reindex ci aiuta proprio in questo, droppa l'indice e lo ricostruisce da capo. Prende l'albero che magari si è sbilanciato e lo ribilancia. È un'operazione abbastanza onerosa, conviene farla di notte, così come il vacuum, inutile dirlo. Le attività notturne sono tutte queste qui, vacuum, reindex, cluster, se l'attività notturna del vostro database non è elevata, è il momento migliore per fare queste operazioni, non è così sfruttante, credo visibile del vostro cane. E le performance in questo caso sono abbastanza importanti, perché non usa l'indice? La classica domanda, no? Metto una bella tabella, metto il mio indice e poi mi accorgo che faccio una select start con tabella, limit 10, e invece di andare per l'indice, che sarebbe molto efficiente secondo noi, non ci arriva perché fa un bel sequenza scan, va avanti per i restanti milioni di righe, sdraia la macchina e manda. In realtà il problema è proprio quello, l'indice, l'accesso all'indice è un accesso molto oneroso, richiede molta CPU perché deve percorrersi vari rami. Quindi è importante, cioè l'indice ve lo percorre quando la where condition è molto restrittiva e quindi i dati da recuperare non sono tantissimi, quindi lui accede all'indice perché poi l'indice ha una caratteristica molto, molto interessante. Se l'ingresso è sotto la radice, lui come punto di ingresso non entra dalla radice e percorre fino al punto di ingresso, entra dal punto di ingresso. E se poi arriva a un certo punto che non ha più dati, che secondo lui non sono più indicizzati, esce da quel punto. Quindi è in grado di percorrere in maniera parziale l'indice. Quindi se i dati sono molto ristretti, se i dati non sono tantissimi da recuperare, lui utilizzerà sicuramente l'indice. Viceversa, se devo fare tanti dati, se per esempio devo recuperare tipo le prime 20 righe della mia tabella, ma lui andrà di sequenza scan, fa molto prima, che lui si legge le prime righe di tabella e poi le manda all'inter eventualmente, se c'è l'ottimizzatore dell'operatore in linea. Il caso dell'indice capita per esempio, viene utilizzato spesso, l'ottimizzatore sceglie l'indice per esempio quando i dati sono in fondo alla tabella. Lui percorre soltanto una parte di indice, allora a quel punto elabora soltanto quel pezzo. Normalmente quando si va oltre il 60% della tabella,
Allora a quel punto l'inch diventa più efficiente del sequenza scan da questo punto. In questo caso fatto una cosa che è sottintesa. Con il comando set potete attivare o disattivare gli operatori per sessione. In realtà l'operatore può essere attivato o disattivato per cluster andando a modificare i parametri all'interno di vostro. Se per caso volete provare a disabilitare qualcosa e vedere come vi reagisce, potete fare set. In questo caso per esempio è enable set scan uguale off, quindi gli ho staccato i sequenzial scan e ho detto te usa l'indice. In realtà questo set è più un consiglio che altro, quindi non prendetelo per ordine. Gli si dà un consiglio di dire non usare l'indice oppure non usare i sequenzial scan. A differente fortuna non ci sono gli int. Gli int sono una caratteristica di Oracle, all'interno della query si può forzare un'esecuzione, io purtroppo li detesto perché praticamente quando te gli mandi un int fisso significa che praticamente ti leghi per forza quell'esecuzione e non c'è verso di cambiarla, e se invece magari cambiano sotto i dati si rischia di avere una query molto efficiente trasformata in una query completamente inefficiente. Quindi l'int, diciamo che c'era, io ho fatto stava anche di Oracle e girava la voce che nel mondo del tuning di Oracle si diceva il vero tuner è quello che riesce a togliere gli int dalle query, perché se una query è scritta bene lavora bene anche nel piano di esecuzione. Quindi bisogna lavorare tanto, il tuning sul database è molto un fatto di livello, conoscere il disco, conoscere la memoria, conoscere un po' di cose, allora a quel punto poi si fa molta sensazione e poi deve cascare un po' magari sul punto critico del piano di esecuzione, magari lungo tre pagine a quattro c'è un punto critico che è quello che fa il collo di bottiglia e lì è fortuna e colpo d'occhio. Quindi in questo caso ho fatto un esempio, creato una tabella, ho fatto una insert che dice per una prima righe, tabellina mignon, faccio una serie QRD3 cui va di sequenza al scan. Il sequenza al scan nel mio caso ha un costo variabile da 0 a 4,39, quindi non è esagerato perché sono pochi dati. Disabilito il sequenza al scan, gli rimando l'explain, perché a quel punto non avendo il sequenza al scan attivo ma avendo una primary key, praticamente lavora di indice index condition 3 e si scopre che l'indice effettivamente costa di più, costa 5,21 rispetto al sequenza scan. Si fa un lavoro più peso, si mettono più righe, aumentiamo il numero di righe all'interno della tabella, andiamo a fare un nuovo explain, disabilitando, cioè facciamo un nuovo explain e lui a questo punto utilizza l'indice, non va di sequenza scan. L'indice costa 6, prima costava 5 qualcosa, quindi più o meno siamo rimasti lì, un po' più grande, quindi magari più CPU da recuperare. Disabilitiamo l'index scan, lui bastardamente, perché è un gran bastardo l'utilizzatore, utilizza il bitmap index scan. È una fregata a quel punto, detto mi togli l'index scan e utilizzo il bitmap index. Il bitmap index costa ma giusto un pizzico in più rispetto all'index scan, quindi per questo era stato usato l'index scan, ma comunque ha un costo accettabile 6 e il recupero dei dati è abbastanza efficiente. Disabilitiamo anche l'index bitmap index scan, si lancia l'explain e si scopre che un sequenza scan in questo caso con quante righe dovremmo avere circa in questo caso il costo del sequenza scan è 7000 e rotte unità di costo, quindi è ben diverso, tre ordini di grandezza solo rispetto all'altro. Quindi l'ottimizzatore effettivamente in questo caso ha lavorato molto bene. Se avessi dovuto recuperare tutte le righe della tabella mi avrebbe usato il sequenza scan, quindi deve costare tanto, ci sono tutti i dati e poi sfrutto quello che poi mi dà più risultati rispetto
quello che voglio.